Risolvere la seguente equazione differenziale del primo ordine, y' uguale coseno di 2x fratto seno di x cos x, tutto che moltiplica y, più cos quadro di x fratto 1 più sen quadro di x. Anche questa è un'equazione differenziale lineare non omogenea del primo ordine. Andiamo a notare subito come il coefficiente a con x è questo qua, coseno di 2x fratto sen x cos x, e deve risultare sen x cos x entrambi devono essere diversi da 0. E poi ovviamente 1 più sen quadro x è sempre diverso da 0. Quindi il campo di esistenza di questa f di x, funzione che sta secondo membro, è sen x diverso da 0, ricordiamo è x diverso da k pi greco, e x diverso da pi greco mezzi più k di pi greco. Dopodiché andiamo a moltiplicare entrambi i membri per il fattore integrante. Prima però andiamocela a scrivere meglio questa equazione, ovvero nella forma che noi preferiamo, ovvero y' meno coseno di 2x fratto. Dunque vi ricordo che per la formula di duplicazione del seno, il seno di 2x è 2 volte sen x cos x. Quindi vuol dire che, dividendo per 2 entrambi i membri di questa equazione della formula, sen x cos x è 1/2 seno di 2x, quindi il 2 passa sopra, e qua sopra, qua sotto, anziché scrivere sen x cos x, scrivo seno di 2x. Questo ovviamente per y uguale cos quadro x fratto 1 più sen quadro x. Fatto questo, mi vado a calcolare il mio fattore integrante, che è elevato a con x di x, che in questo caso vale e elevato meno l'integrale di 2 coseno di 2x fratto seno di 2x di x. Scritto così, mi accorgo subito che la derivata del denominatore, che è il seno di 2x, è proprio 2 volte il coseno di 2x. Quindi questo ha come primitiva e elevato meno il logaritmo del modulo del seno, coseno stavo scrivendo, del seno di 2x. Direi che su questo non ci dovreste avere dubbi, ovvero 1 fratto e elevato log del modulo del seno di 2x, ovvero in pratica 1 fratto il modulo del seno di 2x. Togliendo il modulo, ovviamente, in modo tale che si possa andare avanti, moltiplico per il mio fattore integrante, che è 1 fratto il seno di 2x da una parte e dall'altra, quindi entrambi i membri, scrivendo 1 fratto il seno di 2x, che moltiplica y' meno 2 coseno di 2x fratto il seno di 2x uguale. Ma 1 fratto il seno di 2x, ve lo ricordo, lo posso anche scrivere come 2 volte sen x cos x, che guarda caso moltiplica coseno di x per coseno di x, cos quadro x, fratto 1 più sen quadro x. Visto che coseno di x è lo supposto diverso da 0, questi due coseni si possono semplificare. Questo poi rappresenta, e l'abbiamo dimostrato nella spiegazione, la derivata rispetto ad x di y per il mio fattore integrante, cioè di y, che moltiplica 1 fratto il seno di 2x. E questo diventa quindi un coseno di x fatto 2 volte seno di x al denominatore, che moltiplica 1 più sen quadro di x. Dunque, andando a integrare entrambi i membri, alla fine arrivo a un'espressione di questo tipo. Dunque, l'integrale di questo è semplicemente quello che c'è dentro la parentesi, quindi y fratto il seno di 2x è uguale a c più l'integrale di coseno di x fratto 2 volte seno di x, che moltiplica ovviamente al denominatore 1 più sen quadro di x. Andiamo a svolgere a parte quell'integrale. Molto facile per chi sa risolvere bene gli integrali, perché notiamo che abbiamo una funzione tutta in seno e abbiamo lì la sua derivata, che è proprio il coseno. Quindi basterà porre seno di x uguale t, per esempio. Scegliamo una variabile che non ci infastidisca. Tenendo presente che il coseno di x di x è proprio il dt. Spero che qualcuno nei post non mi scriva perché, ovviamente, se seguite questo argomento, ragazzi, gli integrali li dovete saper far bene, altrimenti non lo seguite, andate a guardarvi prima l'integrale. In ogni caso, questa, ovviamente, essendo la derivata
del seno diventa di t. Quindi con l'integrale diventa integrale di dt, semplicemente fatto t che moltiplica t quadro più 1. Decomponiamo questa frazione scrivendo che 1 fratto. Dunque, attenzione che non dobbiamo dimenticarci questo un mezzo che sta davanti. Qui c'è un 2 che portiamo fuori. Quindi 1 fratto t che moltiplica t quadro più 1 lo posso comporre così come a fratto t più bt più c fratto t quadro più 1, decomposizione. E andando a fare un minimo nudo, otteniamo in pratica che a t quadro più a più b t quadro più ct è sicuramente pari a 1. Da qui troviamo sicuramente che a più b è sicuramente nullo, perché in t quadro a destra non c'è niente, c è anch'esso nullo perché in t a destra non c'è niente, mentre il termine noto a sinistra che è a è uguale al termine noto a destra. Di conseguenza troviamo subito che a è uguale a meno 1. Da questa equazione troviamo che a è uguale a meno b, quindi b è uguale a meno a, quindi b è uguale a meno 1, ma c è uguale a 0. Quindi in pratica otteniamo che con un mezzo davanti, questo integrale diventa un mezzo, attenzione, integrale di a su t, quindi di t su t, meno integrale di t, da bt più c, no? Fratto t quadro più 1 in dt. Qua ci mettiamo un 2 perché la derivata di t quadro più 1 è 2t, ovviamente un mezzo fuori. Troviamo quindi che un mezzo davanti, questo integrale vale un mezzo, aperta la quadra, logaritmo del modulo di t, meno un mezzo logaritmo senza modulo, perché t quadro più 1 è positivo, di t quadro più 1 più c. Mentre il c là c'è già, primitiva, che può anche essere scritta, visto che poi possiamo scriverla meglio, come un mezzo davanti logaritmo del modulo di t fratto radice quadrata di t quadro più 1, perché questo è meno log di t quadro più 1 log mezzo, quindi log di radice di t quadro più 1, log di a log di b e log di a fratto b. Tornando a t uguale 6x, lì possiamo scrivere che quindi y fratto, questo è un esercizio un pochino più lungo, ma sempre facile, alla fine si tratta sempre di risolvere facili integrali, y fratto seno 2x uguale a c più un mezzo logaritmo di modulo di sen x fratto sicuramente la radice quadrata di 1 più sen quadro x. In definitiva, andando a moltiplicare entrambi i membri per seno di 2x, che ricordiamo abbiamo supposto sin dall'inizio diverso da 0, perché sia sen x e cos x sono diversi da 0, e seno di 2x lo ricordo due volte sen x cos x, otteniamo che l'integrale generale la nostra assegnata equazione differenziale del primo ordine, lineare non omogenea, vale seno di 2x che moltiplica c più 1/2 logaritmo di questo rapporto, sen x in modulo fratto radice quadrata di 1 più sen quadro x. Ecco qua il nostro integrale generale.